Un docufilm di un'ora diretto da Gigliola Funaro, dedicato al popolare attore e alla sua famiglia teatrale allargata all'antica italiana. Le immagini restituiscono flash dalle lunghe tournée degli anni 70, 80 e 90, prima con il Masaniello di Pugliese Porta, la storia di un popolano napoletano che lotta in favore dei più deboli contro il viceré e le sue esose gabelle. Poi l'incontro con il regista e drammaturgo Patroni Griffi, con cui avrà una ventennale collaborazione, che scrive per lui Persone in Naturali e strafottenti, commedia sugli ultimi nei quartieri spagnoli di Napoli, che lo vedrà protagonista di una trilogia su Pirandello, poi come regista e protagonista del teatro di Raffaele Viviani, e così via, fino ai successi degli ultimi anni. E ancora l'incontro con la sua compagna d'arte e di vita Anna Teresa Rossini, protagonista tra gli altri del film di Vancini La neve nel bicchiere, che narra la vita di tre generazioni di contadini poverissimi nella bassa ferrarese, e di Solo no, di Lucilla Mininno, del 2019, la storia di un'attrice che si barrica nel suo teatro per evitare che diventi un supermercato. È vero, le lunghe tournée di un tempo non ci sono più, tanti teatri chiudono, il film diventa appello a salvare la cultura, di cui il teatro è alfiere. Il titolo è legato alla forte esperienza professionale e familiare, grazie al rapporto con Ruben Rigillo e Silvia Siravo, i figli nati da precedenti legami con i quali formano oggi un'armonica famiglia teatrale allargata, proprio come avveniva un tempo.